tanto buongiorno a tutti ragazzi, sfondo un po' diverso, sto sistemando la stanza, grossi casini. Dici guagna di questa settimana, notizie più importanti, non è che ce ne sono tantissime, è stata una settimana un po' morta, un pochino spenta, però vi voglio parlare anche di una cosa, lo farò anzi a fine video. Iniziamo subito con PlayStation 4 che arriva quasi a 100 milioni di unità vendute. Non conosce crisi la vendita di PlayStation 4, a 5 anni e mezzo dal lancio si prepara ad arrivare a 100 milioni di unità vendute. Sony ha pubblicato i dati di vendita al 31 marzo di quest'anno, sono state spedite 96,8 milioni di unità, il che significa che fra poco più di 3 milioni si arriverà a 100 milioni di PS4 distribuite in tutto il mondo. Penso che, insomma, Sony ha detto che vuole venderne circa 113 milioni entro marzo del 2020, che sarà più o meno l'ultimo periodo di PlayStation 4. Penso che ci riusciranno, anche perché mancano Death Stranding, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, quindi mancano di titoloni che ti fanno vendere tantissime console. È una console che è andata benissimo sin dal primo istante e si prepara ad entrare nella top delle console che hanno venduto più di 100 milioni di unità. Per il momento ci sono riusciti solo in 5, vale a dire Wii, PlayStation, Game Boy, Nintendo DS e PlayStation 2, che è al primo posto con 157 milioni di unità, è irraggiungibile. Mario Kart Tour, che è la versione mobile di Mario Kart, un nuovo gioco mobile di Nintendo, avrà un open beta verso la fine di maggio, in particolare dal 22 maggio al 4 di giugno. Sarà disponibile però solamente per gli utenti americani e giapponesi. Speriamo che ci sia qualche modo, ecco, per giocarci anche noi. È uscito Avengers Endgame, ha già fatto guadagnare delle cifre spropositate ai Marvel Studios, l'ho visto già un paio di volte, lo rivedrò ancora, mi è piaciuto moltissimo. Ma qualche cosina, qualche cosa che è proprio un po' troppo forzata, alcune cose, ma vedete anche la recensione sul nostro sito. Parliamo però di videogiochi, perché su Fortnite è arrivato l'evento a tempo limitato Fortnite X Avengers Endgame. È una modalità limitata, appunto, dove vestiamo i panni sia di Thanos che dei Chitauri che degli Avengers, o comunque troviamo gli oggetti degli Avengers, ecco. Giocatela, fateci sapere cosa ne pensate, io non ci giocherò, mi piacerebbe, ma io su Fortnite sono proprio negato, quindi non posso, è più forte di me. E sembra che manchi davvero pochissimo all'annuncio del nuovo Call of Duty, che in effetti di solito avviene intorno a maggio, e pare sempre di più che questo Call of Duty sia Modern Warfare 4. Su Reddit è apparso un video che mostra un evento a porte chiuse di Activision. Troviamo alcune star del football americano come Riley Radley e Jacques Patrick, che a quanto pare hanno giocato al nuovo capitolo del franchise di Call of Duty, che sarebbe Modern Warfare 4. Ecco, di seguito vi faccio vedere il video incriminato, che insomma pare così, sentite bene. Ecco, parla chiaramente di MV4. Allora, per il momento non si sa ancora nulla, i rumors sono molto insistenti. Io penso che effettivamente Activision stia facendo MV4, perché sarebbe un rilancio anche per Infinity War. Staremo a vedere, manca secondo me pochissimo appunto al reveal di MV4, vedremo. Rise Team Racing e Nitro Fueled uscirà il 21 giugno su PS4, Xbox One e Switch. Sono stati svelati alcuni nuovi pre-order come bonus per la Nitro's Oxide Edition. Ci saranno nuovi personaggi giocabili come Crunch, Zam, Zem. Ci sarà anche l'Overcraft di Oxide e tantissime cose personalizzabili. Ecco, tantissime skin, anche decalcomanie per i kart. Credo che, ma l'avevo già ipotizzato, punteranno tantissimo su questo, cioè potrebbero esserci microtransazioni in CTR, in Nitro Fueled, però legate esclusivamente all'estetica, così come sta accadendo ad esempio anche su Black Ops, COD, su anche Star Wars Battlefront. Ormai si punta a quello, fare soldi con la skin, è quella, come Fortnite, come Fortnite.
Novità per Kingdom Hearts 3 è arrivata questa settimana alla modalità critica, che è una difficoltà maggiore. È arrivato anche il New Game Plus, che permette di iniziare una nuova partita con gli stessi oggetti di quella vecchia. Sono state anche aggiornate, è stato proprio aggiornato il titolo, ci sono caricamenti più veloci, il gioco è più fluido. Inoltre si è parlato del primo DLC a pagamento, non si sa quando uscirà, non si sa bene quale sarà l'ambientazione, ma pare ci sarà un nuovo mondo e un nuovo tassello forse della storia, ma mi pare un po' strano. Vabbè, lo vedremo, probabilmente ne parleranno alle 3, che avverrà tra un mese e mezzo più o meno. Parlando sempre di E3, di Square Enix, si avvicina a quanto pare Final Fantasy VII Remake. Pochi giorni prima dell'E3 si terrà un concerto, il primo concerto dedicato esclusivamente a Final Fantasy VII. È una roba che non è mai accaduta. La speranza di chi legge questa notizia, chi sente questa notizia, è che alle 3 parleranno finalmente di Final Fantasy VII, magari della sua data. Sarebbe anche ora, perché è stato annunciato ormai 4 anni fa. Square, dai, su, dai che ce la facciamo. Allora, il DG finisce qui, ragazzi, però vi parlo anche un paio di minuti di Days Gone. Ho avuto modo di provare Days Gone per più di 2 settimane, è uscita la recensione che vi lascerò anche qui sotto, abbiamo sul sito anche la guida ai trofei, ho fatto anche qualche guida di sopravvivenza, vorrei pubblicare, credo lo farò oggi, quindi domenica, una galleria di alcune immagini dalla photo mode di Days Gone, perché qualcuno mi ha rotto le scatole che si legge Days Gone. Sì, però sono abituato ormai a leggere Days Gone, lo so che è sbagliato, Days Gone, va bene, Days Gone. Ve ne parlo un attimino. Allora, c'era già il sentore che non fosse un'esclusiva ai livelli eccezionali di God of War e Spider-Man. In effetti, provandolo, la sensazione è quella, cioè di un gioco che sì, è stato concepito con delle ottime idee, il problema è che queste idee sono cose che hai già visto e rivisto tantissime volte, cioè anche come concept non è niente di innovativo. Una nota positiva è la storia, vive di alti e bassi perché poi il ritmo di gioco è molto rallentato, perché dovendo durare circa 35-40 ore è ovvio che devi subire momenti molto più veloci, momenti molto più lenti, e ci sono anche delle missioni, chiamiamole filler, che non c'entrano nulla, ti rallentano moltissimo la progressione. Però la storia si fa godere anche grazie ai personaggi che sono molto carismatici, quello assolutamente gliene devo dare atto a Sony Band Studio, hanno creato dei personaggi, li hanno scritti molto bene, a partire da Deacon, poi Boozer, anche tutti i vari comprimari. Il gameplay è quello che stona di più, usare le armi è macchinoso, è legnoso, è lento, anche il sistema di coperture non funziona sempre bene perché non sempre sarete protetti, ma non saprete sempre quando siete protetti. Magari qui sotto vi lascio anche qualche immagine dei gameplay che sono stati fatti vedere. Le orde, che sono delle cose completamente diverse dal gameplay normale, cioè noi per 30 ore giochiamo in un modo, quando arrivano le orde giocate in un altro modo. Ecco, le orde sono un'ottima variante, sono abbastanza varie, il problema è che hanno alcuni errori di design che sono importanti, se lo giocate ve ne accorgerete. Vi parlo di errori di design legati al fatto che nelle mappe non ci sono abbastanza risorse, non c'è abbastanza strategia da attuare, cioè quando io ho finito i colpi, le trappole, gli esplosivi da utilizzare e mi manca ancora metà orda, qui c'è qualcosa che non va. Poi c'è anche qualche problema proprio di intelligenza artificiale, c'è qualche problema di oggetti che non esplodono, ci sono delle bombole di gas che dovrebbero esplodere e non esplodono, i colpi gli passano chiaramente attraverso, ma lì credo che sia un problema di oggetti che spawnano, che appaiono ma non ci dovrebbero più essere. Quello è un grosso problema, perché ti manda completamente a quel paese tutta la strategia. Nel complesso è un gioco che sì, mi ha divertito, non mi ha fatto dire wow, lo giocherei fino alla morte, come invece ha fatto God of War. Cioè God of War per me al momento è l'esclusiva PS4 più bella in assoluto. È un gioco da provare, io lo consiglio per gli amanti degli zombie, per gli amanti degli open world di stampo molto classico. Mi piacerebbe anche sapere cosa ne pensate voi di Days Gone, tanto so che molti di voi lo hanno comprato perché commenti anche sui nostri social. Ripeto, bel gioco, poteva essere fatto molto di più, ma probabilmente non c'era più tempo, nel senso, rinviarlo di nuovo avrebbe significato o ritardare tutte le altre esclusive, perché Sony non vuole accavallare le sue uscite, oppure accavallarle, cioè Days Gone magari sarebbe finito in concomitanza con The Last of Us 2 e a quel punto Days Gone non se lo comprava nessuno.
perché è ovvio, è così, sarebbe andata così. Finisce qui il TG, scusate se mi sono dilungato un po' troppo su Days Gone, comunque ci vediamo in un prossimo video. Buonanotte, ciao a tutti, bella ciao.